Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami TT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 17° episodio di questa serie. Siamo sulla Pixelmon Server When Gamers Fail. Oggi è venerdì e come ogni venerdì vi beccate il video della Pixelmon. Non che vi faccia schifo, per carità, perché lo so, vi piace, solo che è il giorno giusto, quindi ricordate, venerdì Pixelmon. Che cos'era sto applauso? Venerdì Pixelmon in silenzio. Poi il sabato c'è A-Monster e domenica Ark in Coop con Siete Spacciati. Quel combina casini, cioè voglio dire, no, Ark fa più casini di Siete Spacciati, quindi porca di quella zozza. Allora, approfitto di questa parte iniziale del video per rispondere ad alcuni dei vostri commenti qui nel video, perché io vi ho anche chiesto delle cose nel video scorso, quindi mi pare giusto dirvi alcune robe. Innanzitutto vi ricordo, iscrivetevi al gruppo di Telegram, il link lo trovate in descrizione. Se volete partecipare costantemente, giorno dopo giorno, ora dopo ora, cioè sempre con noi, e se volete essere aggiornati, magari se cambiamo server o su A-Monster se ne parla parecchio, che ne so, di questa roba qua si parla, ci si diverte, è un gruppo abbastanza tranquillo, stiamo cercando di moderarlo il più possibile per evitare che ci siano cazzoni giganti, enormi, solo stupidi, accettiamo solo stupidi. Detto questo, per dopo siamo due giorni il sondaggio che ho lanciato, quindi se cambiare questa serie, se lasciarla uguale, se andare su un altro server, se fare il server scuola, il sondaggio è questo qui. Abbiamo 4 voti per il server scuola, 3 voti per cambia server e 4 voti per continua qui. Visto che siamo a parità di voti tra la scuola e continua qui, io scelgo di continuare qui per un semplice motivo, perché il server scuola è chiuso. Quindi, dato che le scuole per via della neve sono chiuse, giustamente Lion non ha mica aperto il suo server. Poi tenete presente un'altra cosa, che a giugno le scuole chiudono, quindi se ci mette 3 mesi ad aprirlo sto server, quando cazzo poi ci giochiamo se lo chiude poi a giugno? Ci spieghiamo. Insomma, continuiamo qui per il momento. Nel frattempo mi sto comunque guardando in giro, perché vediamo se troveremo altri server o magari andremo a provare sto server scuola. Detto questo, ragazzi, cominciamo questo video. Vorrei rispondere a qualcuno di voi che dice: ma non è giusto, hai avuto un sacco di roba, mami, non è giusto. Ragazzi, se non ci foste voi che mi aiutate a costruire questa serie, letteralmente costruire, perché mi avete aiutato a devisare i Pokémon, mi avete aiutato ad allevarli, mi date i Pokémon, tipo quelli che vedete qui sulla... sì, tutti i Pokémon che ho ora me li ha dati Jackton, che ancora ringrazio. Tipo mi ha dato questo Typhlosion, che non esce. Non mi esce il Typhlosion. O lagga o non si vede un cazzo. Vediamo il golem. Non mi esce il golem. Ma fantastico. Super buggato questo dannatissimo server. Sta laggando. Non ne ho idea, ragazzi. C'ho pure un un Gengar shiny. Ma manco per il cazzo, lo vedo. No, scusa, possibile? È warp spawn. Questi Pokémon me li ha dati lui. Sono evissati. Manco per il cazzo che c'ho il permesso di farlo. Oh. Mamma mia, da Lion, ti ammazzerei, guarda. Vediamo, mi fai uscire... Oh, Gengar, no, non è shiny, però è evissato. Poi c'ho il Rhyperion, sempre evissato. Oh my god. C'ho il Milk Tank. Ok, sempre evissato. Il Golem evissato. E il Typhlosion evissato. E questi qui, in teoria, se li alleno, li potrei portare fino al... fino alla prossima capa palestra, che devo ancora verificare che siano online. Anzi, quasi quasi, andiamo a verificare. Terza palestra è Voltopoli. Andiamo subito a vedere se il capo palestra è online e se possiamo farci qualcosa. In ogni caso, mi avete anche consigliato come ampliare la squadra dei Pokémon. Una ragazza, la sto cercando. Ecco qui. No. Scusa, non ti volevo dire che sei un... Che forse ti ho dato del gay.
Non volevo. Insomma, Joshua del Ministro, non so se è una ragazza o un ragazzo, mi ha consigliato Anorith, Pikachu, Lily e Peomanite. O meglio, quelli sono i Pokémon che a lui, lei, no, non so se sia maschio o femmina, piacciono. E in particolare tra questi, oltre Pikachu, che sicuramente ce lo facciamo da PvP, io mi farei un Anorith. Quindi, tra i fossili, dobbiamo andare a scavare tra i fossili che ho, vediamo che cosa riusciamo a fare. Infatti, in questo video dovremmo riuscire a fare proprio la macchina dei fossili. Oltre a questo volevo salutare, sto andando a beccare il nome. Dove cazzo sta? Vabbè, saluto Yolo89, anche detto Pietro Brusadelli, che mi ha mandato 150 mila milioni di miliardi di messaggi per dire facciamo una serie insieme. Porca paletta, vieni su sto server e giochiamo qui. Cioè, non è che devo cambiare una serie per giocare con te, voglio dire. Cioè, per carità, non che tu non sia importante. Beh, però non puoi pretenderlo, Allora, vediamo, capo palestra elettro. Chi è? Rank richiesto per combattere. Kairus, vediamo se sei online, Kairus, speriamo ben. K-A-I, come cazzo si scrive? Manco per il cazzo. K-Kairus, giusto? K-Airus, sì. Allora, vediamo un po'. MSG K-A-K-A-I-R-U-S. Ci sei? Non c'è, ragazzi, c'è Kairus online? Perché, cioè, io vorrei andare avanti con le medaglie. Non è che mi potete bloccare perché c'avete i capi palestra deficienti, ok? Scusi, Kairus, se magari lei sta vedendo il video, non volevo dare del deficiente a lei, perché magari in questo momento, che ne so, c'è la neve a casa, non le piglia internet. Ma, ecco, mi salutano, ciao mami. Ma, più che altro, connettetevi, porca paletta. Sì, Super Enzo, hai avuto la botta di culo, sto reccando e sei venuto nel video. No, quando... la mela. Quando posso trovare Kairus? Qualcuno me lo chiama? Cioè, mi chiamate sto Kairus? Comunque, palestra elettro. Potrei usare il golem. Mi faccio il golem da combattimento. Livello massimo 55. Mi devo portare i Pokémon a livello 55. Sta tutto il giorno su TS. Ok, quindi meglio se vado in TS per trovarlo. Poi il bello è che ogni allenatore ha le sue abitudini. Minchia, 7 minuti di video già. Porca paletta, vado a fare la cosa fossile. Ok, ragazzi, mi sono procurato il materiale necessario, ma avevo la anvil qui, sono andato nell'altra casa, sono un pirla. Va bene, mi sono procurato, ma mi vedete? Aspettate un attimo, c'ho i dubbi nella webcam. Allora, mi sono procurato il materiale necessario per costruire il primo macchinario che ci serve, che è quello per pulire i fossili. Quindi il pulisci fossili o fossil cleaner, banal. Oh my god. Allora, qui dentro dovrei avere dei fossili. Vediamo un po'. Fossile polveroso. Fossile polveroso? Ma che palle, due Pokémon uguali, terrò. E dovrei avere un altro fossile. Allora, filartigli, pietra solare, pietra dura, affilartigli, fortunuovo, cresci K. Dai cazzo, ce ne avevo due. Bacca salà, copertura, carbonella, sorbisfera. La minchia di sta minchia, straminchia, denominchia, dimmi minchia. Ce ne ho solo due, ragazzi. Io mi ricordo, però sono diversi. Fossile polveroso. Quindi probabilmente speriamo, ragazzi, che vengano fuori due Pokémon diversi. E spero, se sono fortunato proprio, voglio quel Pokémon Anorith. È molto carino, mi ispira. Attendo che vengano fuori qualcosa di decente. Non so quanto tempo ci metta. Ci vediamo tra un po'. Intanto mi crafto l'altra. Ok, va bene. Allora salutiamo Bell99 e Flash82. Perché poi mentre vai a farmare o a comprare dell'ossidiana, giustamente trovi della gente che ti dice: ah, ma sei tu lo youtuber? Magari ti chiedono anche la carta d'identità, perché il ragazzo medio di oggi manco ci crede che sei tu lo youtuber. Cioè, capisci? Io mi devo stare pure a giustificare. A quel punto gli dico: ma vatti a... capisci? Ci vediamo. Io continuo a farmare qui. Ah, comunque mi sono usciti fuori Tirtoga e Lilip. Ah, ma Lilip è un fossile, ed era uno di quelli che mi aveva consigliato quel del ministro lì. Interessante.
Ok, dovrei avere tutti i materiali necessari a fare i vari pezzi della macchina. Allora, ho già fatto il primo, il monitor, giustamente, partiamo da uno schermo. Poi, in questo modo si fa la vasca del rivitalizzatore, giustamente, ci abbiamo messo i 3 secchi d'acqua. Poi ci facciamo sta roba qua, che sarebbe la parte superiore, quindi questo, più il monitor, più questo. Boh, come cazzo funziona? L'ultimo. Ah, sono i 6 pezzi normali, così semplice, easy, lemon squeezy, che dovrebbe essere la parte di sotto. E dovrebbe essere questo il crafting. 1, 2, 3, 4. Allora, mettiamo qua il nostro revitalizzatore. Mamma mia, ho fatto la scala, incredibile, signori! Incredibile, amici! Allora, ho fatto la scala. Voglio accontentare del mini, anche se Tiltowa mi dà di Pokémon più forte, però voglio accontentare del ministro, quindi schiuderò per primo questo fossile. Come si mette dentro? Mi metti il fossile dentro? Perché questo? Questo non me l'ha fatto mestere. Forse devo pulire un altro pochino. Questo come cazzo? No, ragazzi, mi sto impapocchiando. C'è nessuno! Tartarughina! Oh mio Dio, ma sta crescendo la tartaruga? Ma è microscopica, non mi dite che mi dà una tartaruga microscopica che me la trovo sotto i piedi, che mi incazzo, eh? Comunque, ragazzi, mi dispiace per Joshua del Ministro, ma Lilip non è implementato nella Pixamon, ecco perché non lo possiamo mettere nella macchina dei fossili, quindi lo depositeremo in questa cassa e lo terremo qui ben caro 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 caro, perché non ci possiamo fare una beniamata ceppa! No, sta diventando più grande. Mentre Tirtoga è questa simpatica tartarughina molto molto carina. E dobbiamo aspettare ancora il 50% per poter avere il nostro nuovo po'. Sì, solo che dove cazzo me lo metto? Deposita il Pikachu. Deposita il Pikachu, che questo Pikachu fa schifo. Però c'ho dei Pichu qua da qualche parte da allenare. È interessante. Ok, devo iniziare a fare del. Non mi ricordo più. Non mi. Questo dovrebbe essere buono. Aspetta, questo è il Politoed livello 100. No, cazzo, questi sono buoni. Questo è buono. Allora, tu lo metti nella scheda dei Pokémon buoni. Mi sistemo un po' i Pokémon che ho da combattimento, va. Ragazzi, con la delusione nel cuore finisco questo video perché mi sono reso conto che Tirtogua è la. Sì, insert Pokéball. Ma pure la Pokéball, te, pigliati sta Pokéball. Oh, dammi sto Pokémon. Mi sono reso conto che Tirtog Retrieve. Mi dai sto cazzo di. Ah, sì, c'ho l'inventario pieno. C'ha ragione lui che non me li dà. In pratica, ho Caracosta. E Caracosta, che si cattura tranquillamente al Safari, per l'appunto lo trovi al Safari. Quindi, aver sbloccato questo Tirtoga, cioè, non mi serve un cazzo. Se non per farlo vedere così nel video, perché magari è puccioso e carino. Oh, guardalo. Beh, dai, però è carino. Come tappeto lo potremmo usare. Che dite? Fatemelo sapere nei commenti se utilizzare Tirtoga come tappeto. Io nel frattempo vado ad aprire un po' di Poké Center e spero di trovare altri fossili se siamo fortunati. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione. Se ti è piaciuto il video, lascia un like. Dove vai, tartaruga? Lascia un like, commenta e condividi. Vado a prendere tartaruga. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag dove vai, tartaruga. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione. Ciao.